solamente qua per un attimo. Beh, adesso io penso che adesso noi ci dovremmo vedere qui e poi appena clicco va live. Sì, appena clicco va live. Vedi? Eccoci ragazzi! Eccoci live. Ragazzi, buonasera a tutti. Prendiamo solo qualche secondo di tempo per vedere chi arriva a collegarsi con noi questa sera. Ragazzi, faccio anche io, entro dal mio fantastico telefono per andare a vedere se tutto va a posto. Ok. Ah, guarda, arrivano persone a collegarsi. Controlliamo anche qua. Controlliamo al volo, ci sono già 5 per 30 persone collegate. Attenzione, in un Clamoroso, secondo. Prova clamoroso. audio, vediamo se si sente. Si dovrebbe sentire bene. Sì, si sente. Ok, ragazzi, dateci un feedback sull'audio. Si sente? Dateci un feedback sull'audio, grande Pitta. Marianna Costa, Andrea Perilli, ciao Mattia Borsati, Alessio Graziano, Cristian Tricarico. Ragazzi, se mi va, condividete questo live. Scerate come se non ci fosse un domani. Sì e no, dice Daniele sull'audio. Dateci un feedback sull'audio, ragazzi. Dovrebbe essere tutto a posto, anzi, vado a verificare se è tutto a posto di qua, ma di qua sembra tutto corretto. Ilaria Usai, benvenuta. Attenzione, intanto esco da qua da Chrome, così almeno. Ok. Dovrebbe essere tutto Perfetto. sotto controllo. Si sente un po' di eco, dice Angela. Vabbè, ragazzi, ho quello che è. Ma io penso che sia perché siamo anche. Avevo Facebook aperto sul computer. Adesso dovrebbe andare bene. Ok, ogni tanto scompare l'audio, dice Francesca. Ok, ragazzi, adesso ho chiuso la finestra di Google. Dovrebbe essere tutto a posto. Da me risulta tutto ok. Fatemi sapere un attimo un feedback al volo sull'audio. Si sente poco, dice Massimo. Ok, ragazzi, datemi un feedback adesso. Datemi un feedback adesso che si dovrebbe sentire bene. Penso proprio di sì. Ok, ora va, ora va, ora va. Beh, dai, un po' di eco ci sta, anche perché stiamo allestendo l'MG Studio Sì, e è il quindi primo test questo è il reale primo test, dentro MG ok? È Studio. un talk show che è totalmente diverso dagli altri, quelli che abbiamo fatto con la webcam. Adesso abbiamo uno streaming in Full HD, che è anche un po' più di Full HD, ok? Se Facebook ci permette di streamare in Full HD. E niente, quindi quello che state vedendo è l'inizio di un miglioramento progressivo e quindi questo eco ce lo aspettavamo oggi, Ah, ma ora ok. migliorerà sempre, sempre di più. Ok, ragazzi, breve giro di saluti a tutti, poi entreremo nel vivo dello show. Se vi va, condividete questo live per andare ad ispirare più imprenditori online possibile. Luca Sessa, benvenuto. Franco Parolin, benvenuto. Daniel Castorani, benvenuto. Davide La Monica, benvenuto. Yuri Cristina Mura, benvenuta. Marco Delendati, ciao Anna Mobile, ciao Lucy. Chi c'è ancora? Yuri Sartor, Davide Kvetovic, faccio fatica a pronunciare questo è difficile. MG Russia. Ok, Andrea Sola, MG Studios, dice Laura. Ok, ragazzi, bene, entriamo nel vivo. Di cosa parliamo oggi? Abbiamo scelto un argomento che per noi è interessante, perché è una delle cose che per noi nella nostra vita, nel nostro business, ha fatto la differenza. E parleremo dell'importanza di partecipare agli eventi nella tua nicchia. Qualsiasi business tu fai, che magari si tratta di network marketing, di affiliate marketing, o magari sei parte di Marketing Genius, l'importanza di fare gli eventi ti può davvero cambiare la vita. Racconteremo un po' quella che è la nostra esperienza e mi piacerebbe leggere anche la tua di esperienza. Quindi se ti va di condividere qualcosa, scrivi in questo momento nei commenti come è stato il tuo primo evento. Se sei già stato ad un evento live di formazione del tuo network, se fai network marketing, se sei stato all'evento di Marketing Genius, facci sapere quali sono le tue impressioni e raccontaci brevemente, in poche parole, la storia del tuo primo evento live, come è andata. Ti racconteremo tra poco anche la nostra, perché i nostri primi eventi che abbiamo fatto quando eravamo entrati nel mondo del network marketing, io e Fabio non eravamo insieme, ci eravamo divisi. Lui era negli Stati Uniti a lavorare alla Disney, io ero tornato in Italia per lanciare il business di Organo Gold ai tempi. E quindi i primi eventi, no, nel mondo della formazione, diciamo crescita personale, business, non eravamo insieme, Tu li hai ok? vissuti in Italia, io li ho E vissuti negli Stati Uniti, che è totalmente diversa. totalmente diverso. L'ambiente, l'energia. E quindi parleremo un po' di eventi, parleremo di come è bello conoscere persone, fare networking. E recentemente, appunto, un nostro amico carissimo che abbiamo conosciuto negli States a giugno, Chris Record, in ogni Grandissimo. suo videoblog ogni giorno parla dell'importanza di andare agli eventi, di non stare. Lui dice: esci dal divano e vai fuori, vai là fuori. Addirittura arriva sempre in ritardo negli aeroporti, sempre nel suo videoblog, Sì. perché cerca sempre fino all'ultimo minuto di fare networking, di conoscere gente, di
di creare collaborazioni. E quindi la frase che ha detto poco fa, che lo seguo ogni giorno, seguiamo Chris, ha detto: non importa quello che fai, ma se quello che sai, non importa le conoscenze che hai, puoi essere il più geniale al mondo, ma se non conosci le persone giuste che possono collaborare con te o darti quell'input e quella possibilità per metterti alla prova, beh, allora non arriverai da nessuna parte. Quindi gli eventi, parte fondamentale del Marco, mondo del Marco business. Delendatti ha appena scritto: gli eventi sono la strada per il successo, non puoi vivere dietro un PC, devi conoscere persone come te. È È troppo vero. vero. Ragazzi, per chi non ci conoscesse, breve introduzione su di noi. Io sono Matteo Pettaluga, lui è Fabio Gallerani, siamo i fondatori di Marketing Genius. Marketing Genius è un movimento di persone che di base noi quello che siamo è un corso di internet marketing, cioè noi siamo una community dove tu impari attraverso i prodotti che vendiamo a lavorare online, a promuovere il tuo business se hai già un'attività oppure a costruirti e lanciare il tuo business online. Veniamo però da un altro mondo, noi siamo partiti nel mondo del network marketing, poi da lì diciamo che il network marketing è una di quelle cose che ti apre la mente. Un po' tutti nella loro vita sono stati, diciamo, colpiti in qualche modo da un'opportunità di network marketing, cioè prima o poi nella vita qualcuno ti offre l'opportunità di entrare in un business di network. Noi l'abbiamo colta, quell'opportunità, e da lì è iniziato un po' tutto il nostro percorso di cambiamento. Quando io entrai nel mio primo business di network, che era Organo Gold, cosa succede? E vedo per la prima volta la possibilità di fare un lavoro che non è quello tradizionale. Vedo la possibilità di gestire i miei orari, vedo la possibilità di lavorare da casa. Quanto è bello poter lavorare da casa e soprattutto crearmi un'entrata automatica o semi-automatica. Concezioni che sono fantascienza, perché se tu vai a scuola, io non sapevo nemmeno dell'esistenza del concetto di rendita automatica. Non te lo insegnano, la scuola ti forma per essere il dipendente perfetto, cioè per trovare lavoro, per lavorare per qualcuno, ma non per automatizzare la tua vita ed essere libero. No, ti forma per andare a lavorare perché? Beh, perché chiaramente se tu lavori tutta la vita, paghi i contributi tutta la vita, mantieni in qualche modo su il sistema, no? Che poi alla fine chi alimenti sono solo banche, governi e poche altre persone, ok? Comunque la scuola ti tiene un po' al di fuori di questo mondo, ma perché? Non perché non vuole, attenzione, io penso che ci sono insegnanti veramente illuminati, ma perché l'istruzione in generale è 20 anni indietro. Quello che tu impari a scuola adesso è roba che andava bene 20 anni fa, ok? Quindi questo è un po' quello che succede, semplicemente prima che i tempi dell'istruzione si adeguino ai tempi moderni, ci sono sempre 20 anni di ritardo, quindi non saranno mai aggiornati Beh, poi quello che realmente. succede è che tu magari prendi un pezzo di carta che non è aggiornato al tempo in cui vivi, Ah, vero. e cosa succede? Che ti frega il lavoro. Parlo dei lavori, diciamo, un po' creativi, non parlo di fare il medico, l'architetto, ci sono settori e settori, ok? Noi siamo entrambi laureati, non è che siamo contro la laurea e contro il sistema, ok? Non siamo complottisti in questo live. Però quello che succede è che quando tu studi roba che non è aggiornata e poi vai là fuori e ti vendi come un pezzo di carta e non come un essere umano con delle qualità, con delle emozioni, quello che succede è che al giorno d'oggi stanno cercando figure che non esistono, È ovvero vero, è digital vero. Non esiste. manager, progettatori di lanci di prodotti sul web, e quelle figure le pagano di brutto. Magari queste persone sono autodidatte, si sono fatte un mazzo così offline, studiando giorno e notte, viaggiando il mondo e imparando da gente che l'ha già fatto. E quello che succede è che chi ha 1.000 pezzi di carta non trova mai lavoro, e quindi poi fa le manifestazioni In spiaggia, in strada. strada, e invece un altro che sa vendersi, si mette in gioco. Diciamoci la verità, l'imprenditore, quando ti vede dall'altra parte del tavolo, sa che se ti assume è perché vede lui stesso in te, magari nel passato. E quindi se tu non fai vedere quella È voglia. vero, perché la scuola ti forma a fare il dipendente, ma chi ti assume un imprenditore? Quindi l'imprenditore non vuole uno che pensa da dipendente, vuole uno che pensa da imprenditore per far crescere la sua azienda. È così. Sì, appunto. Quindi Poi c'è sempre un limite dei settori, ok? Se vai il medico, chiaramente è tutta un'altra cosa, chiaro, ok? Questo è è chiaro. rivolto al mondo del business, all'economia, alla Alle imprese. tecnologia, alla creazione di roba innovativa, ok? Non sto parlando che se ti assumono a fare il fisioterapista È devi non chiaro. avere la laurea, essere innovativo, non c'entra Stiamo parlando niente, di aziende, ok? ovviamente, cioè. Esatto. Quindi
Questo perché ve lo dico? Perché nel percorso in cui ci stavamo laureando, in realtà, quando io ero negli Stati Uniti e lui era in Italia a farsi eventi in Italia negli Stati Uniti, avevo conosciuto un imprenditore che era venuto a mangiare nel ristorante dove io facevo il sommelier, ok? Ho colto l'occasione, non è che me ne freghi qualcosa dei vini, ho colto l'occasione e mi avevano offerto un posto negli Stati Uniti per tornarci, e nel 2013-2014 all'inizio ero negli Stati Uniti a fare il sommelier. Ragazzi, non, in questo momento non mi ricordo più niente di vino, però chi se ne frega, quando ti do un'occasione di cambiare di nuovo ambiente, di tornare in un ambiente competitivo, mi ero messo lì, mi ricordo quando andavo nella nebbia con la mia Punto Bianca a studiare i vini, ma realmente non me ne frega nulla, però chi se ne frega, ho preso quelle skills per tornare in quel mondo competitivo e lì ho conosciuto un imprenditore, che è la cosa figa di Disney World, ok? Scusatemi il termine abbastanza grezzo che ho detto, è che entra nel ristorante, essendo ristoranti di lusso ultra cari, non entra qualsiasi tipo di persona, perché È una persona chiaro. per entrare in quel ristorante ha già speso 100 dollari per entrare nel parco e lì entra, c'è una pizza che costa 30 dollari, un piatto di pasta 36 Gli dollari arancini, due arancini, 12 e dollari, una roba. diciamo che è veramente una macchina da spenna gente, Sì, ok? spenna Detto. polli proprio. Ecco, quindi entrano persone che se lo possono permettere e a volte incontro imprenditori clamorosi. E questa persona qua aveva fondato una società di tecnologia, si chiamava Luna Technology, e facevano praticamente i caricatori per i telefoni. Questa persona mi ha invitato a Tampa, mi ricordo ancora quando sono andato al golf club di questa persona insieme a Lucy, che Lucy è mia moglie in questo momento, ci siamo conosciuti in Florida. Abbiamo fatto una cena di bellissima ultra di lusso, abbiamo giocato a golf con questo imprenditore, io non ero ancora laureato, lui mi ha detto una cosa, la tua intraprendenza ti farà arrivare molto lontano nei prossimi anni. L'ha un po' esagerata perché mi ha detto ti vedrò sulla copertina di Ci Forbes entro 5 anni, vuole che ancora un non sono po'. ancora passati 5 anni, ne sono passati 3, però capite che l'intraprendenza, il fatto comunque di riuscire a comunicare con persone nuove, il fatto di mettersi in gioco, il fatto di avere fame, ok? Fame, la Eric Thomas fame. dice devi avere fame per prenderti quello che è tuo, perché ti stai sottovalutando? Devi andare là e prenderti quello che è tuo, allora le occasioni sono ovunque, non ci sono mai state così tante È occasioni vero, come è adesso. vero. E quindi di cosa stavo Mentre Fabio, no, parlando? mentre Fabio era agli eventi live in giro per gli Stati Uniti a conoscere i big imprenditori, io ero in Italia a vedermi invece i primi eventi di network marketing di OrganoGold. Allora, ragazzi, fatemi sapere nei commenti chi ha mai frequentato degli eventi di network marketing. Fatemelo sapere, network marketing nello specifico, ok? E il network marketing, anzi, se vi va, condividete anche la vostra storia. Qualcuno stavo leggendo, qualcuno è stato sul palco, no? Complimenti. Io ragazzi, agli eventi, mi ricordo il primo evento dove sono stato, c'era un giovane diamante, Diego Endrizzi, ragazzi, che saluto, magari anche online che ci segue. Aveva 30, quanti anni aveva? Meno di 30? Aveva meno di 30 anni, ok? Io ne avevo 25, sì, erano 5 anni 25, fa, 25. avevo 25 anni e vedere un ragazzo di qualche anno di più, sto parlando di 3, 4, 4 anni in più, 5 anni in più aveva. No, non era nemmeno trentenne, quindi sto parlando di 4 anni in più forse. Praticamente mi ha sconvolto la vita, ok? Perché vedere un ragazzo che guadagna certe cifre e che è come me e raccontava la sua storia, lui faceva il meccanico, aveva una carrozzeria se non sbaglio e ha cambiato completamente la sua vita, così giovane, libero, felice. Io mi ricordo la felicità di quei ragazzi, no? Tutti i miei amici che poi siamo rimasti ovviamente in contatto, anche se poi le nostre strade si sono divise a livello lavorativo, diciamo a livello di business. Ho conosciuto persone straordinarie in quell'opportunità. Io mi ricordo soprattutto Diego, così giovane, felice, a girare ogni giorno in un meeting, facevano la vita, diciamo, meglio dei calciatori, perché è vero, il diamante in un business di network, chi è anche in grado veramente poi di delegare anche il loro business, eccetera, fa la vita migliore dei calciatori di Serie A, perché giri, viaggi, visiti dei posti che altrimenti tu non Hai la visiteresti. scusa per Hai la viaggiare. scusa, esatto, hai la scusa perché altrimenti tu nella tua vita, anche nel business online è così, fai degli Qualsiasi eventi, business. vai in giro, che altrimenti tu non ci vai mai in certi Sì, posti. oppure se ci vai, non è un motivo per essere lì e fare Esatto, e il poi turista sei da sì, solo, per capito? Magari condividere. vuoi andare in vacanza, nessuno dei tuoi amici ti vuole seguire, sei sempre col tuo partner, capito? E vuoi anche un'esperienza diversa. Cioè, per me il network marketing e il business online, cioè diciamo questo mondo in cui siamo noi, ti
ti dà veramente la felicità vera, che non sono solo i soldi, ma è anche la possibilità di viaggiare, relazioni, amicizie vere, amicizie di gente che condivide, che parla la tua lingua, che viene dal basso come te, condividi i sogni, condividi momenti belli e momenti difficili, condividi anche la scalata al successo. Io ho creato dei rapporti, ragazzi, con delle persone che sono ancora forti e sono molto più forti rispetto ad amicizie magari che ho da 30 anni, da quando sono nato, perché abbiamo condiviso veramente i momenti in cui facevamo la fame, capito? E quando poi arrivi veramente ad avere dei risultati, tu ti ricordi da dove sei partito. E io mi ricordo proprio che ero partito con questi ragazzi e io mi sono detto: ma perché loro sì e io no? Perché loro sì e io no? Cioè, trovami qualcosa che hanno in più di me. Non hanno niente più di me. Forse hanno anche alcuni qualcosa di meno, perché sono pure più giovani di me, hanno viaggiato meno di me, non parlano le lingue che parlo io, non hanno una laurea. Allora perché loro sì e io no? La risposta è una sola. E vuoi sapere qual è? Loro hanno osato più di me. Ok? E andare agli eventi live ti porta a vedere negli occhi queste persone e a credere di più in te stesso, perché tu dici: ma se ce l'hanno fatta loro, cazzo, ce la posso fare anch'io. Da lì ho capito che gli eventi live erano determinanti sia per la carica, ma soprattutto per un'altra cosa, e questa non so nemmeno se te l'ho mai raccontata a te, per poter avvicinarti il più possibile a queste persone. Perché se hanno risultati che tu non hai, ok? E hanno le tue stesse capacità, hanno la tua stessa condizione economica di partenza o meno, ok? Hanno il tuo stesso background e hanno i tuoi stessi studi. Quale può essere la differenza tra loro e te? Fammelo sapere nei commenti. Secondo te, quale può essere la differenza tra loro e te? Abbiamo lo stesso background, stessi studi, stessa condizione economica di partenza, stesse capacità. Qual è la differenza tra loro e te? Voglio che mi rispondiate nei commenti. Qual è la differenza tra loro e te? Qual è la differenza tra le persone di successo 5 anni fa e Matteo Pittaluga di 5 anni fa? Qual è la differenza secondo te? Nessuna, dice Michela. La costanza, dice Fabrizio. Ok, ciao, saluti a Mattia Borsati. Mindset, dice Marco. Motivazione, esatto, è il mindset, è la mentalità. È l'unica differenza, no? Cioè, se loro hanno più di me e hanno più risultati di me, abbiamo le stesse identiche capacità, lo stesso identico background, siamo partiti dalla stessa situazione, stesso piano compensi, attenzione, non è che loro li pagavano di più, stesso piano compensi, quindi l'azienda paga uguale, senza differenze. Perché loro sì e io no? Questo, ok? La mentalità, io non ero pronto, ok? Allora ho detto: ok, qual è il modo per diventare come loro? Quale cazzo è il modo per diventare come loro? Adesso vediamo se riusciamo a fare 2 più 2. Rispondetemi nei commenti: qual è il modo per diventare come loro? Qual è? Fatemelo sapere nei commenti: qual è il modo per diventare come loro, secondo voi? Qual è questo modo? Scrivetelo nei commenti, vediamo chi ci arriva, ok? L'ossessione, dice Matteo, è vero? Cioè, devi essere, io la chiamo magnifica ossessione. Deve essere una magnifica ossessione, cioè ti devi svegliare con la voglia di spaccare il mondo, ok? Però deve farti stare bene. L'azione, dice crederci, dice Francesca, stanno ancora dicendo un po'. Ecco, allora, esatto, come posso arrivare ad essere al loro livello? Cristian Tricarico Grande dice devi stare con loro, Vincenzo Campagnello dice devi frequentarli. Esatto, quando io ho capito questo, lo sai cosa facevo? Io partivo, uscivo di casa per gli eventi di network, uscivo sempre 2 o 3 ore prima, ok? Uscivo 2 o 3 ore prima e rimanevo anche 2 o 3 ore dopo. Io mi ricordo quelle volte che magari c'era l'evento a Bologna o c'era l'evento a Roma. Io mi svegliavo, a volte mi sono svegliato alle 3 di notte, ok? Mi svegliavo alle 3, ragazzi, questo per dirvi quanto cazzo ero determinato, ok? E non avevo un soldo in tasca. Mi svegliavo alle 3. Avevo guadagnato magari quella settimana 100 euro, ne spendevo 120, okay, di benzina autostrada, ma io andavo lì, ok? E andavo lì 2 o 3 ore prima, ok? Perché? Perché ero il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via, ok? Perché io cercavo di incontrare quelle persone. Io sapevo che in qualche modo, se fossi rimasto tutto il tempo seduto in quella sala, avrei avuto sì ottime informazioni, ma avrei avuto le stesse informazioni che hanno tutti gli altri, ok? E io volevo di più, io volevo andare più veloce. Allora arrivavo prima perché? Perché sapevo che i leader probabilmente arrivavano prima, ok?
Perché magari si radunavano tra di loro, facevano dei meeting, eccetera. A volte mi hanno anche fatto passare, a volte mi hanno fatto passare e mi hanno fatto incontrare con i leader, anche se io non ero un leader, ero l'ultimo degli sfigati, ok? Però io arrivavo e cercavo di frequentarli. Quando magari vedevo un leader che andava fuori dalla sala durante il meeting, io andavo a fumarmi una sigaretta, anche se io non fumo, ok? Però andavo a fumarmi le sigarette fuori per stare con loro, l'ho fatto, ok? Mi inventavo la scusa, no, di andare fuori per una sigaretta e fumavo con loro, ok? E in quei 2 o 3 minuti, Fumavi con loro. fumavo, fumavo. In quei 2 o 3 minuti, io avrò fumato veramente 10 sigarette in tutta la mia vita, ma me le sono giocate bene, ok? Me le sono veramente giocate bene, cazzo, ok? E in quei 2 o 3 minuti io cercavo di fargli più domande possibili, ma soprattutto di capire come ragionano loro, ok? Come ragionano loro, cosa pensano, cosa fanno. Cercavo di avvicinarmi il più possibile a queste persone che mi potevano cambiare la vita. Non perché io volessi qualcosa in cambio, io non volevo niente da loro, io volevo succhiargli, no, tutte le informazioni possibili, cioè io volevo capire come pensano queste persone, come ragionano, come sono arrivate al successo, come lavorano. E stessa cosa alla fine dell'evento, io alla fine dell'evento rimanevo sempre anche dopo. Tutti gli altri erano stanchi, hai capito? Sei stanco, hai fatto l'evento tutto il giorno, ok? Sei stanco, vuoi andare a casa. Ma sti cazzi essere stanco e andare a casa, cioè io quello che volevo era veramente spaccare il mondo e conoscere più leader possibili. Quindi questo è quello che facevo Proprio. io agli eventi. Quindi io quello che vi posso dire è questo: gli eventi live, adesso noi abbiamo iniziato ovviamente una serie di live che ci porteranno poi all'evento di Marketing Genius sabato 10 marzo a Roma, ok? Ragazzi, non perdetevi quell'evento per niente al mondo, ok? Non perdetevi quell'evento per niente al mondo, perché c'è veramente l'elite dell'internet marketing in Italia e in Europa, ok? Hai l'opportunità di conoscere persone incredibili, di cambiare completamente il tuo cervello, e già lo vediamo. Chi è stato al nostro ultimo evento di Marketing Genius a Rimini ha una marcia in più, ok? In termini di motivazione, di entusiasmo, in termini di conoscenze, in termini di tecniche che vengono applicate, ok? Quindi non ti perdere il prossimo evento di Marketing Genius, perché io penso davvero che possa fare la differenza. Cosa hai notato? Volevo chiederti una cosa. Cosa hai notato tu dagli eventi americani a quelli italiani, in generale, di network, di business online? Che differenza hai notato? Allora, la ragione per cui Marketing Genius, diciamoci la verità, è uno stampo americano, ok? Cioè, io ho vissuto troppi anni negli Stati Uniti, ho più anni di te, no? Sì. Un anno e mezzo più di Matteo, e l'energia, il credo, il fatto dell'incoraggiamento di gruppo. Ma perché negli Stati Uniti si gasano tutti come le mine? Perché c'è un sistema che ti mette a raggiungere i tuoi limiti, ok? Un sistema che non è proprio di supporto per le persone, anzi, più delle volte vedi anche gente senza tetto che magari una settimana prima avevano tutto, poi perdono tutto in un secondo, quindi non è proprio il top dell'umanità. Però, questo ha portato le persone a sviluppare un senso di ce la devo fare in ogni caso, ad ogni costo. Che questo è quello che apprezzo di più, è la differenza sostanziale tra gli eventi americani e quelli italiani, è che le persone si sostengono a vicenda, invece negli eventi italiani, soprattutto quelli in cui non si crea una community, non si crea quel credo comune per combattere verso un obiettivo, per raggiungere un obiettivo comune, come può essere il gruppo degli all-inners in Marketing Genius, che è uno stile di vita, lo stile di vita è che quando tu hai questo braccialetto al polso e Sei stai per un'altra mollare, persona. sei stanco dopo un evento, ti guardi il braccialetto e capisci che là fuori ci sono altre 1.000 persone che hanno questo braccialetto che stanno lavorando più di te. E quindi l'unico modo di spaccare tutto e avere successo è lavorare più di qualcuno là fuori, perché se non lo fai tu, lo fa lui. Quindi perché lui e non te? E quello è il concetto di base. Quindi quello che ho visto negli Stati Uniti è sicuramente un minore livello di cultura generale che porta magari le persone ad illudersi più facilmente, ma la positività e anche l'esageratezza, okay? Che ci sta di brutto negli eventi live. Gli eventi live devono essere uno sballo, cioè non devono Ovvio. essere pallosi. Io quello per cui mi batto, ed è questa la ragione poi per cui abbiamo fatto eventi a Ibiza per anni, perché a noi ci piace la roba che è
che ti sveglia, che ti dà emozioni, perché Intanto ti diciamo c'è. informo che ti devi preparare a fumare perché Patrizio Sanfilippo ha un pacchetto di sigarette pronto per Roma. Ah, beh, io se mi fate fumare a me, non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, e quindi sarebbe veramente clamoroso. Ok, quindi vi stavo dicendo, ragazzi, allora, gli eventi di Marketing Genius, parliamoci chiaro, saranno sempre più potenti, ok? Proprio la parola giusta è potenti. Perché? Perché non vogliamo dare informazioni che magari noi stessi stiamo apprendendo nel cammino, perché non è che devi essere un genio o sapere molta roba più degli altri per guidarli da qualche parte. Devi essere semplicemente un passo avanti. Quindi quello che io faccio nei miei Power Hour a lunedì, per chi mi segue, fatemi sapere qua chi mi segue nei miei Power Hour a lunedì alle 8, alle 8, sì, Alle alle 8, no, alle 7 8, lo fa. no, No, alle 8, alle 8, alle 8. alle 8, C'è sì, l'orario invernale adesso c'è di povera. l'ora invernale, e quindi cosa succede lì? Che io studio durante la settimana e poi insegno nel Power Hour, ma insegno cosa? Lo insegno perché io intanto assimilo, quindi negli Stati Uniti dicono learn, teach, do, ok? Devi imparare, insegnare, poi fare, perché se tu impari, poi fai, non hai assorbito bene quello che stai facendo, ok? Quindi questo è il concetto di Marketing Genius e questa è la ragione per cui è diventata una community che, attenzione perché mancano poche persone per 10.000 persone in Marketing Genius, 10.000 membri. 10.000 membri, quindi al 10.000 ragazzi stiamo già iniziando a fare il level up, che vuol dire andare al next level, quindi non vedrete più trasmissioni sgranate in cui io ho Ci la power proviamo, store, ci proviamo. ci proviamo, ok? Stiamo mettendo su uno studio vero e proprio A breve perché lo vedrete nella sua nella sua integrità. integrità. Adesso Sì. siamo un po' nei test, quindi se oggi c'è un po' di eco, ci scusiamo, ma chi se ne frega perché siamo all-inners e non molliamo mai finché sarà perfetto. Perché se tu pensi di partire quando le cose sono Non perfette, inizierai non mai. inizierai mai. Come diceva lui in un video, Matteo, io parlavo del mio business al divano perché non c'era nessuno Molte online, persone mi dicono: ok? ma tu sei bravo a vendere. Matteo Pitaluga all'inizio non aveva nessuno a cui vendere e io parlavo col divano, te lo giuro. Cioè, io ero così motivato. Io, ragazzi, ogni lunedì sera partivo con le mie scatole di caffè sotto braccio e andavo a fare i meeting. No, tu non ci sei stato. A Quarto Alta a Genova andavo lì a fare i meeting e le prime volte avevo due o tre persone ad ascoltare i meeting e nessuno si iscriveva e a volte avevo zero persone. Ma io, sai, io partivo lo stesso, andavo con le mie scatole di caffè e se nessuno si presentava, io tornavo a casa e parlavo col divano. Ok, da quanto ero determinato e avrò fatto centinaia di presentazioni del business. Ok? Centinaia di presentazioni del business con o senza pubblico, però solamente facendo pratica, solamente mettendoti in gioco, anche quando non sei pronto, i risultati poi arrivano. Arrivano perché la vera crescita ce l'hai quando esci dal comfort. Purtroppo, come ho detto un paio di Power Hour fa, parlavo del fatto che il tuo cervello è programmato per mantenerti nella zona di comfort, ok? Perché è programmato per salvaguardare la tua vita, ok? Non è colpa tua se hai voglia di casseggiare, ok? Alessio Cioè, Paoletti ha riaperto il nuovo locale con ancora i muratori dentro, ma così si fa, così si eh? fa, devi Guarda che vendere ancora io prima che esista il ragazzi, ho visto prodotto. veramente, perché noi abbiamo aperto il ristorante, ti ricordi, negli Stati Uniti, ho assistito a varie aperture di business, no? Ma veramente abbiamo aperto anche il negozio della mia ragazza qua a Valencia, abbiamo Anche aperto l'Atlantida Beach Club. l'Atlantida Beach Club a Ibiza, mamma mia ragazzi, abbiamo aperto una valanga di locali quando lavoravamo lì nella ristorazione. E ne abbiamo vissute tante. Io vi dico che è proprio la normalità, cioè la mattina ci sono i muratori, c'è tutto sporco, poi in 3 secondi te la giochi anche in questo live, no? Prima di fare questo live, ragazzi, avevamo avuto qualche problema L'ultimo tecnico. test è stato alle 6:58. Alle 6:58 è stato l'ultimo test, alle 7 siamo andati live. Ma perché? Perché potevamo dire, ma c'è un po' di eco, no? Ma non va tanto bene, ma non siamo pronti. Ma sai cosa? Sti cazzi, perché altrimenti non diventerai mai perfetto. Ok, non ci sarà mai niente perfetto, questo è quello che penso io, però puoi avvicinarti il più possibile alla perfezione e ci arrivi solo con la costante volontà di fare, ok? Di fare, di sbagliare, di sbattere la testa. E noi in Marketing Genius abbiamo un po' creato questa cultura, se vogliamo, del fallimento, che è proprio una cultura del fallimento, perché il fallimento tu lo devi abbracciare come fosse un tuo amico. Se tu vedi il fallimento come un errore, allora lì non andrai molto lontano, ma se la vedi come un'opportunità per imparare che errori hai fatto e migliorarti costantemente, diventa il tuo migliore amico,
Ok? Diventa veramente il tuo migliore amico. Devi cercare di sbagliare più velocemente possibile prima di trovare la strada giusta. Questo è un altro dei consigli top. Detto questo, svegliamo una cosa prima di andare, svegliamo una cosa sull'evento di marzo, del 10 marzo. Svegliamo, svegliamo. Non ho Allora, idea di cosa vuoi svelare, ma questo è il bello dei live. ragazzi, vi do 10 secondi di tempo, ok? E se questo video riceve, ok, almeno 20 condivisioni adesso, ok, Continuiamo. le sto guardando qua, ok? Voglio 20 condivisioni in più. Da adesso. Da adesso, ok? Voglio almeno 20 condivisioni. Anzi, le voglio tutte le condivisioni. Siamo in 150 live, voglio 150 condivisioni, ok? Se tutti voi condividete questo video adesso, vi darò una news sull'evento di Andiamo Roma fire al di pesante. Marketing Genius, ok? Vai, condividete il post, vi do 10 secondi di tempo, voglio vedere più condivisioni possibili. Dai, ragazzi, poi cancellatelo, non scherzo, però condividetelo, Condividetelo ok? anche in Condividetelo. privato, ma non mi Condividetelo, dirlo. condividete questo live, ok? Condividetelo e vi diamo una super news. Andiamo a vedere le condivisioni. Vai, vai, stanno arrivando condivisioni grafica. Vai, condividi Laura, condividi Gianluca. Dai, ragazzi, condividete. Adesso Paoletta ha condiviso. Vai, ragazzi, ancora. Stanno arrivando una barca di condivisioni. Ancora di più ne voglio. Dai, ragazzi, 150 condivisioni vogliamo. Vogliamo 150 condivisioni. Vai, 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 vai. Ok? Condiviso, 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 condiviso. Anna, grazie. Ianella, grazie. Fa Antonio, grazie. Ora vado al delirio stasera, dice condiviso Laura, grazie. Ok, dai ragazzi, ve lo svelo, ok? Altri 20 secondi. Altri 20 secondi per... Condividi, 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 condividi. condividi, condividi, condividi! Ok? Grazie Davide per aver condiviso, grazie Anna, lo ricondivide Claudia, ok? Valgono Ricondividetelo 10 anche le secondi. Anche nei ricondivisioni, gruppi a ok? caso. Anche le ricondivisioni. Ok, dai, ve lo svelo. Molte persone ci hanno chiesto, e piano piano prima del webinar di martedì, daremo delle novità, cioè dei micro annunci, ok? Dei piccoli indizi. Io vi posso dire su cosa sarà il mio training all'evento. Lo posso dire? Ok? Non lo so neanch'io, ragazzi, Allora, ve lo vi giuro. dico che training ho preparato per l'evento, per la mattina. Visto che l'evento di Rimini il tempo ci è bastato proprio a pelo, ok? Questa volta faremo più spazio per il mio training della mattina. E faremo una cosa che penso che non sia mai stata fatta da nessuno, ok? Ad un evento live penso che non sia mai stato fatto da nessuno. Quello che faremo sul palco insieme durante il training della mattina durerà probabilmente 3 ore, ok? Sarà costruire un intero imbuto di vendita per 3 prodotti, ok? Ora non vi svelo quali sono i 3 prodotti, ok? Però saranno tutti e 3 diversi. In modo da accontentare tutti. E quello che faremo è insieme, cioè mi vedrete a me farlo live sul palco insieme a voi, quindi sarà molto interattivo. Costruiremo un intero funnel di vendita, un intero imbuto di vendita per 3 prodotti. Quindi mi vedrete da zero come io prendo un prodotto, come mi organizzo un sistema di vendita sotto i vostri occhi e lanceremo questi prodotti sul mercato. Ok? Quanto è potente tutto questo? E lo faremo insieme, ok? Quindi vedrete esattamente come ragiono io, vedete come io prendo un prodotto, che sistema di vendita metto su, spiegherò in base al tipo di prodotto che strategia andremo ad utilizzare e insieme costruiremo una pagina di vendita, ci sceglieremo una strategia per portare il traffico e chi è a quell'evento, ragazzi, prendete una barca di appunti perché quando uscirete da lì potrete lanciare qualsiasi cosa vorrete sul mercato e spaccare, ok? Cosa molto importante, non sarà trasmesso, ok? Già l'abbiamo detto all'evento di Rimini, i video in diretta, eccetera, non lo vogliamo fare perché vogliamo che le persone vengano e vogliamo condividere queste informazioni con chi si è fatto lo sbattimento di venire. Dai, Ok? sarà Roma centrale, non è Esatto, che. Roma centrale, abbiamo creato questo evento con tanto anticipo, ok? Da martedì sera saranno disponibili i biglietti. Ragazzi, venite a quel training, ok? Venite a quella giornata epica, perché poi nel pomeriggio, vabbè, non lo svelo, questo non lo dico. Lo No, svegliamo domani vi tutto. darò un altro Quello dettaglio, che posso ok? dirvi è che la giornata di venerdì, quella dedicata ai VIP, sarà molto più mastermind e sarà organizzata in maniera molto più tecnica che a Rimini per chi c'è stato, per chi ha partecipato anche nella prima giornata. Chiaramente con lo stesso concetto del lifestyle abbiamo preso un hotel, non l'abbiamo mai annunciato, vero, Non l'hotel? dire Allora non niente. diciamo niente. È un hotel circondato da un parco gigante, stile lifestyle, ok? Marketing Genius è
lo stile di vita del digital marketer, ok? Lo stile di vita dell'imprenditore che utilizza internet per fatturare in automatico e riesce a riscoprire un po' più di tempo per se stesso e per la sua famiglia. E quindi Marketing Genius si muove sempre di più verso la qualità, lo stile di vita e il godersi anche la vita, perché se no internet cosa serve? A stressarsi di più. Internet deve servire a darti quella libertà che nel passato, cioè, se noi nascevamo 10 anni prima, eravamo fregati, perché magari la nostra vita sarebbe stata diversa, magari avremmo tutti e due un lavoro a tempo indeterminato, ultra Un sicuro, incubo? magari saremmo felici, non Non si lo sa. so, non lo so. Non si sa, dipende da cosa hai provato nella tua vita, se hai mai sperimentato la libertà, mai sperimentato altri mondi, io chiamo le altre dimensioni, ok? Se tu hai vissuto varie vite, in pochi anni della tua vita hai cambiato tante volte, hai avuto diverse percezioni, punti di vista, sicuramente vuoi di più perché l'hai provato. Io sono convinto che prima, quando non c'era così tanta condivisione, tu non volevi di più perché non l'avevi ancora visto che era possibile avere di più. Non avevi ancora provato le emozioni che ci sono quando hai qualcosa di più, e quindi l'accontentarsi era socialmente approved, no? Approvato, cioè l'accontentarsi. Ma adesso con internet, ragazzi, possiamo spaccare tutto, puoi prendere un prodotto, puoi prendere questo telefono, lo sbatti online, lo sbatti di fronte alle persone che vogliono comprare un Ah, telefono adesso, fatemi una promessa, spacchi di ragazzi. brutto. Quello che vedremo a Roma, prometteteci che lo userete a fin di bene, ok? Esatto, il Prometteteci solito che lo... disclaimer, Esatto, perché disclaimer, usate questa roba a fin di bene, se non ok? vedete Non roba vendete strana. truffe, non vendete prodotti illegali, ok? Mi raccomando, vendete roba in cui credete e che pensate che possa aiutare le persone. Nei prossimi giorni vi darò un altro dettaglio sul training della mattina, ok? Che vi farà gasare ancora di più. E l'abbiamo programmato per... Chi è stato a Rimini lo sa, è stato veramente intenso il training della mattina. Questa volta puntiamo a superarci, ok? Puntiamo a superarci ancora di più. Penso che non sia mai stato fatto da nessuno, perché tutti i cosiddetti guru, Zero no? teoria, tutta pratica. Zero E teoria, cioè... risultati, perché si Risultati. punterà a lanciare una campagna live, a fare i contatti live. Sarà difficile, Sì, dipende se Facebook approva la ads in diretta, quello che no? vogliamo provare, ma non posso prometterlo perché dipenderà dai tempi, ovviamente, sarebbe addirittura lanciare proprio un prodotto e riuscire a fare una vendita prima della fine della giornata, Sarebbe ok? clamoroso. Sarebbe clamoroso, ok? Però è difficile che Facebook ti approvi tutto. Visto che lanceremo proprio una pagina fan nuova, tutto nuovo, è Sì, deve difficile, ok? È analizzarlo. difficile, però almeno creare completamente il sistema di vendita, perché vedo tantissime persone che mi dicono: Matteo, ma io non so cosa scrivere, non so cosa dire, non so come organizzare il mio sito, no? Non so come proprio che sistema usare, ok? So fare tutto, ma purtroppo, ecco. È uno sforzo extra per me fare questa cosa, e non è nemmeno una cosa che mi piace troppo, ma penso che ci sia ancora bisogno. L'obiettivo di Marketing Genius deve essere risvegliare il genio che è in te. E a proposito, faremo anche un esercizio all'evento di Roma. Faremo un esercizio per farti imparare come avere delle idee sui tuoi annunci, su quello che scrivi, eccetera, che a me mi ha cambiato completamente il mio business. Un esercizio molto carino che ti farà arrivare un sacco di idee. E ti dicevo, l'obiettivo è risvegliare il genio che è in te. Tanta gente mi dice: Ma Matteo, mi puoi scrivere l'annuncio? Mi puoi dire cosa scrivere nell'annuncio? Ragazzi, non funziona così. Se io creo gli annunci per te, appena quell'annuncio, più che altro funziona così. Un annuncio tu non lo puoi tenere per sempre. Dopo qualche settimana o massimo qualche mese, non funziona più quell'annuncio perché l'ha già visto tutto il mondo e semplicemente non gira più bene. E dovrai cambiarlo. Allora tu non puoi contare su Matteo. Tutto il tempo, ok? Tu devi risvegliare il genio che è in te. Tu, il mio obiettivo in Marketing Genius è come si dice? Indipendizzarti, ok? Non so se si Sì, dice così. È beh, renderti indipendente. Adesso mi confondo con lo spagnolo, no? Troppe lingue in vero, in testa. spagnolo si dice così. Sì, esatto. È Indipendentizzarti, così, giusto? così. Sì, così si chiama. Comunque, Parola più difficile ragazzi, che potevi non riesco trovare. neanche più a parlare la mia lingua. Comunque. A parte questo, il mio obiettivo è renderti veramente indipendente e fare in modo che tu possa contare solo e unicamente su te stesso per i tuoi annunci, per i tuoi business, per la parte creativa del scrivere gli annunci, eccetera. Parleremo un po' di copywriting anche, quindi come scrivere, cosa dire, eccetera. Quelle famose 90 parole segrete per creare i tuoi annunci, ok? Le riveleremo per chi ancora non le conosce, faremo vedere come usarle.
Quindi sarà veramente molto improntato su quello, su farti capire come cavolo devi comunicare per vendere, per fare soldi. È una roba che non mi piace, ti ripeto, perché dovresti essere tu a risvegliare il genio che è in te, però cercheremo di darti una bella Un botta, ok? acceleratore. Un acceleratore, ok? Acceleratore ancora di più. Ragazzi, venite all'evento di Roma. Tutti i dettagli saranno rivelati nella sua interezza, ok? Martedì sera alle 21, martedì 21 alle 21 al webinar di Marketing Genius, ok? Mi vedrete ovunque pubblicare il link di quel webinar, quindi non mi Pubblicalo preoccupo. anche Lo adesso. pubblico anche adesso in chat. Ragazzi, iscrivetevi al webinar se non l'avete ancora fatto. Ci sono oltre 400 persone già iscritte, sarà Ci uno potrebbe andare showtime. sold out, l'evento di Roma potrebbe andare sold out la sera La sera stessa, stessa, anche perché perché ci sarà una ci sarà promozione, un incentivo ovviamente. mostruoso Sì, solo la sera stessa, sì. come potevate aspettare. Sto scrivendo il link per registrarsi al webinar e poi martedì sera alle 21 daremo tutti i dettagli, ok? Ci vengo anche a E quindi piedi. nel Michael, frattempo, grandissimo Michael è Michael, veramente una un leggenda, grande. Michael, una leggenda. E quindi volevo dirvi una cosa. Allora, i Marketing Genius, sapete, sono i gruppi degli all-inners, che è un po' la cultura del non mollare mai quando fai qualcosa, soprattutto se usi internet per promuovere qualcosa. E si stanno formando in maniera geolocalizzata adesso nelle due top città italiane, le più grandi, Milano e Roma. E i gruppi locali degli all-inners, ok? Gli all-inners sono le persone che studiano con noi Marketing Genius, che vivono le emozioni Marketing Genius. E cosa sta succedendo? Che le persone si stanno aggregando in maniera localizzata, si iniziano a conoscere offline e lì c'è la svolta, perché magari conosci una persona, se io non fossi andato negli Stati Uniti e quel giorno non fossi stato nel retro mentre questo tagliava il pane, in quel Distruggendo la momento. macchina del pane, E soprattutto distrutta. sapevo chi era perché aveva scritto la menta, cioè il suo nome. Magari non avrei manco saputo che era lui, Matteo Pittaluga. Magari non ci saremmo mai incrociati perché in quel mese è successa una cosa clamorosa che avrebbe potuto cambiare tutto. Ha aperto un altro ristorante, la pizzeria, una pizzeria clamorosa, Pizzeria enorme. via Cosa è Napoli. successo? Che i due gruppi più grossi che erano arrivati in quel periodo li hanno divisi a caso. Li hanno divisi a caso. Salutando anche l'altro pubblico. Grande. Li hanno divisi a caso e cosa è successo? Che alcuni sono finiti in pizzeria e gli altri sono rimasti al ristorante. Quindi, sinceramente, io non mi ricordo manco chi c'era al ristorante in quel periodo. A parte Davide No, Fox, occhio che sì, c'era leggenda. Davide Fox in quel periodo che lavorava anche lui a Orlando, il nostro webmaster e responsabile di tutto quello che vedete a livello tecnologico e Marketing Genius. E lui, però, perché l'abbiamo iniziato a vedere? Perché l'hanno licenziato perché aveva fatto qualche cosa, è iniziato a fare il taxista. E ci portava in discoteca, quindi È vero, se non lo avessero è licenziato, vero, Davide Fox manco sapevamo che c'era a Disney, è sinceramente. vero. Quindi non è nulla, è un caso, devi solo essere pronto a prendere E l'occasione. tante volte, ragazzi, nella vita, la vita ti porta su una direzione che tu subito dici: ma porca troia! E poi invece C'aveva quella ragione. deviazione, esatto, quella deviazione è per farti arrivare nel posto giusto. Ok, fidati, guarda che è così, eh. Tante volte ti arriva un imprevisto, un cambio di direzione, che tu dici, ma che cazzo, perché mi Ti sto succedendo? crolla o qualcosa che hai creato Esatto. prima, ma poi scopri che quel crollo era dovuto perché magari quell'azienda stava chiudendo subito dopo, magari pochi mesi dopo, e le persone che non c'erano ancora dentro magari sono in difficoltà, e tu no, perché è successo qualcosa prima che era drammatico, ma La poi. gente, ragazzi, cioè, ma che poi è un po' il solito discorso, no? Di tutti quei film che fanno. Abbiamo conosciuto, ragazzi, persone che dovevano essere sull'aereo dell'11 settembre, ok? Su uno degli aerei dell'11 settembre. Hanno perso l'aereo e smadonnavano con il taxi che gli ha fatto perdere l'aereo e poi invece, capito, guarda cosa ti può succedere. Ma Quindi, forse era, forza, sì. doveva essere su quel volo? Sì. Quindi non so se adesso ci sono il video delle Power Woman in Marketing Genius, che c'è Forbes Riley, questa leggenda del fitness americano che ci ha condiviso con noi. Magari per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, scrivete su YouTube Power Woman MG e vedrete questo video in cui c'è questa signora che La veramente. donna più potente che abbia La mai donna che ti dà visto, più energia a mamma mia. livello umano che si sia mai vista dal vivo. E cos'è successo? Che questa persona era una multimilionaria, ok? Era una leggenda delle televendite del Sì. fitness anni 80 e 90, quella tipa, no? Che stava lì a fare gli esercizi in TV clamorosa e doveva essere su quel volo dell'11 settembre.
Non l'ha preso per motivi che per fortuna non l'ha preso perché? Perché si vede che nella sua vita aveva dato così tanto valore, aveva spinto così tanto, era andata così all in, ok? Che non meritava di finire in quel volo, ok? E Quindi. tante volte però sul momento non lo capisci, ok? Sul momento tu dici, ma perché mi sta succedendo questo? Qualcuno, Patrizia, ha scritto, il mio licenziamento mi ha portato a riprendere in mano la mia vita. È così, guarda che a volte, io ho fatto un live ieri che diceva il potere della povertà, il potere dell'essere poveri. È così, tu arrivi veramente in certe situazioni nella tua vita a terra, ma lì puoi solo andare su e su e su e tirar fuori risorse, intelligenza, capacità che tu nemmeno prima ti sognavi lontanamente di poter sognare, di sognare di avere. Ok? Questo per Esatto. dirvi, ragazzi, per concludere. Io vi ringrazio per essere qui questa sera, stiamo già sforando oltre i limiti concessi da questo software. No, scherzo. Che Christian doveva prendere un volo e non l'ha Anche preso, per fortuna, se no che... sarebbe morto. Pazzesco. La mia ernia mi ha portato a lavorare online, dice Christian. Vedi che roba. Beh, anche il braccio rotto di Mattia Borsati che. Il braccio rotto di Mattia Borsati, ragazzi. Mattia Borsati si era rotto il braccio, non poteva più scaricare le Le casse dal casse. camion. Si è messo a lavorare online con una mano. Pensate che all-inner vero, che con una mano lui mi scriveva i messaggi a me. Oh, ho scoperto questi business, voglio entrare con una mano, ragazzi. Questa è la determinazione che ti porta a vincere. Giro di saluti, ragazzi, rapidi. Poi ci risentiamo nei prossimi giorni. Faremo un live tutti i giorni, ok? Quindi ci faremo sentire, faremo rumore in Fino a giro. martedì, ore 21, ci Ragazzi, vedrete ovunque. sì, in questo diciamo, cammino prima in questo lungo cammino prima di arrivare all'evento di Roma del 10 marzo, ma ragazzi, io penso che, non so, non mi voglio sbilanciare, ma buona parte dei ticket, se non tutti, penso che saranno Sì, finiti, sì, sì. Ci anche sono perché 450 posti a Roma, non 200 come a Rimini, però. martedì sera apriremo la vendita dei biglietti. Ci sarà un'offerta unica, riservata solo e unicamente a chi è online al webinar martedì sera. Sarà un'offerta unica, ok? Veramente, cioè, è come se steste rubando i ticket, ok? Veramente come rubare letteralmente il ticket per l'evento. E ci sarà anche la possibilità per chi è già all-in in Marketing Genius di fare anche dei soldi, ok? Perché i ticket dell'evento, questo non l'ha mai fatto nessuno. Soprattutto ci sarà una sorpresa per i top affiliati di MG, gli MG Heroes. A Sì. questo evento sarete ospiti d'onore e ve l'annunciamo martedì. Quindi MG Heroes, ci vediamo anche martedì. Ok, ragazzi, quindi martedì sera lanceremo l'evento di Marketing Genius e sicuramente ci sentiremo online. Vi ringrazio per essere stati con noi e mi raccomando, al di là dell'evento di Marketing Genius, eccetera, frequentate gli eventi di qualsiasi sia il vostro business e soprattutto cercate di frequentare le persone che sono un pochettino più avanti di voi. Non perché sono più brave, non perché hanno delle doti in più, ma semplicemente perché hanno iniziato prima e perché hanno osato più di te. L'unico modo per diventare come loro è frequentarle. Dico sempre una cosa, Ce la puoi si fare. incarta, ma ce la fa. Cazzeggiatela con 4 milionari e diventerai il quinto. Be genius, make cash. Grazie a Fabio per essere stato con Grazie a te, me. Pitta. Grazie a voi, ragazzi. Seguiteci perché a breve torneranno i vlog, Vlog? i video vlog su MGTV qua a Valencia in questo inverno che non è un inverno, ci sono 20 gradi. Sto Il crepando di caldo. 17 novembre, clamoroso, il posto più clamoroso che abbiamo mai visto in Europa. Quindi ragazzi, MGTV, videoblog Valencia a breve sugli schermi di MGTV. Be genius, make cash. Buona serata e a presto. Ciao a tutti!